Il blues è da sempre, prima ancora che uno stile musicale, un mood, un sentire, un trasformare il quotidiano in storie e quelle storie esprimerle con un linguaggio, quello dell'anima che soffre ma reagisce. L'improvvisazione nasce dentro a storie raccontate a seconda del proprio stato d'animo e, in virtù della variabilità di quello stato, la performance è più o meno suggestionabile e quindi improvvisabile, perdonatemi il termine. Quel suonare un suolo senza sapere cosa avremmo fatto fino a un microsecondo prima e che quasi tutti noi che suoniamo blues e dintorni pratichiamo e professiamo è frutto di puro istinto o è una costruzione in qualche modo accademica sviluppata con l'esperienza che si stratifica gradualmente? In realtà con il passare degli anni è un mix tra le due cose. Personalmente sono attratto molto dall'improvvisazione in senso stretto, in quanto ha a che fare un po' con l'idea di limite creativo. O, come diceva il grande musicista jazz Steve Lacy, quello che si scrive serve ad arrivare con certezza a quel punto, in modo che sia possibile poi trovare il resto. In realtà è proprio il resto ciò che mi interessa veramente. Ha quindi a che fare con l'ignoto? In musica, generalizzando e semplificando, viene detto che vi è improvvisazione quando la composizione e l'esecuzione coincidono. Derek Bailey, padre della cosiddetta improvvisazione libera, scomparso nel 2005, affermava che qualsiasi tentativo di descrivere l'improvvisazione ne fornirà un'immagine falsa, perché c'è qualcosa di sostanziale nell'improvvisazione volontaria che si oppone agli scopi della documentazione e ne contraddice l'idea stessa. Ascoltiamolo per qualche secondo, non mi svenite che è veloce ed indolore. Ora, tutto ciò è mero esercizio ginnico? Il lato estremo dell'anima? Un nonsense? Una visione allucinata della creatività? O come direbbe a Roma, c'è sta pià per culo? O ancora, è forse lo strumento ideale per cogliere l'attimo? Quel famoso carpe diem a cui ci si riferisce spesso, un po' per vezzo, un po' per esorcizzare la morte? Che fravaglia fattura con un guaglia corna e bicorna, me sento meglio! Un chitarrista, produttore, artista fuori dai canoni che ammiro particolarmente è Mark Ribot, un musicista a volte estremo, punk nel suo modo di cercare blues ovunque, ma capace di spunti lirici improvvisi, ma di un tono potente anche senza amplificatori a supporto. Ribot è un cultore dell'improvvisazione libera, ma allo stesso tempo è produttore determinante e mai asettico. Tom Waits, Caetano Veloso, John Zorn, Wilson Pickett, T-Bone Burnett, Elvis Costello, McCoy Tanner, Alan Toussaint, Vinicio Capossela, eccetera eccetera. Anche se vi confesso, forse per limiti miei, non riesco sempre a seguirlo quando va nei territori cari al sopracitato Derek Bailey, a mio avviso è uno tra i pochi in grado di condizionare pesantemente uno stile, prelevandone il blues come sangue. I'm close to heaven. Crushed at the gate. They sharpen their knives on my mistakes. What's he good? You can't give it a name. You got to make it rain. You got to make it rain. You got to make it rain. Make it rain. You got to make it rain. Make it rain. Andando un attimo ancora più dentro questo concetto in qualche modo astratto, possiamo affondare il colpo dicendo che nel blues, ma nella musica in generale, l'improvvisazione è tutto ciò che ci consente di avvicinarci alla morte, rendendo morta l'improvvisazione di ieri. La distanza tra le due morti è in realtà la transizione tra una nascita e l'altra.
Il blues è semplice nella forma, ma seriamente complicato nel manifestarsi come forma d'arte, in quanto appoggia la sua parte sostanziale sul sentire del momento, scevri da riflessioni accademiche. Come uno le applica, il blues si spegne per far posto alla performance, rispettabile, ma tutt'altra cosa. Un altro jazzista estremo contemporaneo, il sassofonista Evan Parker, provocava anni fa dicendo più o meno che le partiture sono come una branca esoterica delle arti, piuttosto che qualcosa che ha a che fare con la musica. La butto lì come elemento di riflessione. Ora, personalmente, penso che la propria parte libera e ancor più libera sia alimentata dalla conoscenza e dall'esperienza e non lasciata sempre per forza senza freni in discesa. Ammetto che la ricerca del limite spesso trova la magia, che probabilmente alloggia tra il cercare la perfezione e l'errore. Ma anche i musicisti più visionari e provocatori appoggiano le loro figure astratte sull'esperienza e sulla conoscenza. Quando l'improvvisazione, ma la musica in generale, è eccessivamente cerebrale, la trovo spesso indirizzata solo verso se stessi o verso alcuni recettori che se ne compiacciono. E parliamoci chiaro, a volte non è facile essere ospiti di questo mood, che spesso non ha proprio la faccia di colui che ti dà il benvenuto. È come chiedere al padrone di casa dov'è la toilette e lui ti fa fare il giro dell'appartamento, quando per trovarlo sarebbe bastato un semplice "è in fondo a destra".